Eccoci qui quindi con la quarta intervista, discussione, chiacchierata, poi vedremo come definirla, con Mauro Biglino che saluto per la sua, saluto anche grazie per la sua disponibilità. E io saluto lei e naturalmente quelli che in questo momento insomma, si ascoltano. Ricordiamo velocemente i libri di Mauro Biglino, sempre Lume Editore, che sono il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia, Il Diolino della Bibbia e Non c'è creazione nella Bibbia. E con il quarto libro che sta arrivando adesso in autunno, che ha un titolo abbastanza di impatto, che è La Bibbia non è un libro sacro. Esatto. Vedremo in questa intervista anche qualche motivazione che ha portato Va poi bene. Mauro Biglino anche a considerare il perché la Bibbia non è in realtà il libro sacro per eccellenza, come ci è sempre stato insegnato. Sì. Chieri, volentieri. Ok. Come prima cosa, ecco, intanto mi scuserò con gli ascoltatori se ci ripeteremo, ecco, ogni tanto, cioè se faremo delle ripetizioni anche su ciò che è stato detto nelle interviste precedenti, ma comunque sono cose dovute proprio per quello, per ciò di cui parleremo oggi. Repetita iuvant. Repetita iuvant, ecco. E come prima domanda che faccio a Mauro Biglino è questa, e cioè, visto che l'intervista verterà principalmente sul periodo pre-esilico, visto che comunque la storia di Israele, diciamo che prima della nascita di Cristo, si può anche riassumere nel periodo pre-esilico, appunto, nel periodo poi post-esilico, periodo del secondo tempio, diciamo così, Sì. leggendo, diciamo, la Bibbia, ho fatto questa, la Bibbia, l'Antico Testamento, per brevità, diciamo, Bibbia, e ho fatto questa considerazione, cioè che i cosiddetti contatti con quelli che Mauro Biglino chiama Elohim si sono avuti principalmente durante questo periodo famoso pre-esilico. Sì, Ecco, vogliamo no, posso spiegare? Sì, ecco, precisare prego. i contatti con quelli che la Bibbia Quelli chiama che la Elohim, Bibbia non chiama Mauro Elohim, cioè. Biglino. Mauro Biglino non fa altro che prendere il termine biblico, lo traduco, e questo è importante, mi perdoni questo inciso, ma non lo traduco perché in realtà nessuno sa cosa voglia dire con certezza. Si dice appunto che può avere una certa relazione con l'idea di potenza, altri dicono gli splendenti, altri addirittura dicono appunto, mi pare, ne avevamo già anche parlato forse io e lei, non so se in privato in una conferenza, di un tipo di lettura diversa, non di lettura Elohim ma come Aleim e che darebbe l'idea di, forse non con lei, no, che darebbe l'idea di mediatori, intermediari, quindi in realtà non si sa cosa vuol dire e quindi io preferisco non lavorare di fantasia e quindi li chiamo Elohim esattamente come li chiama la Bibbia. Bene, quindi ecco, ci vuole spiegare principalmente, comunque ecco, in maniera abbastanza riassuntiva, cos'era questo periodo preesilico e quali certezze abbiamo di questo periodo preesilico? Il periodo preesilico, allora, è un periodo ovviamente, come dire, se partiamo dall'inizio molto lungo, o dipende da che cosa intendiamo per inizio. Se intendiamo il periodo di Abramo o se intendiamo il periodo di Mosè, cioè il periodo in cui effettivamente si è poi costituito e formato il cosiddetto popolo di Israele, no? Perché prima c'è diciamo, un primo intervento di Yahweh con Abramo. E che viene normalmente collocato, diciamo, tra il 2000 e il 1800 avanti Cristo. È preciso che ci sono molti rabbini dell'Assemblea rabbinica, docenti universitari degli Stati Uniti, e non solo, anche docenti universitari Stati Uniti e Israele, che mettono in forse l'esistenza stessa di Yahweh, pardon, di Abramo. Grazie. Cioè, molti di loro dicono potrebbe essere un personaggio assolutamente inventato. Comunque noi, visto che la Bibbia ne parla, e ormai questa mia affermazione la sto usando da 3 anni, noi facciamo finta che sia esistito, perché altrimenti, come dire, uno dice vabbè, lasciamo stare, non ne parliamo neppure. Ma siccome la Bibbia ce lo racconta, allora anche noi diciamo che facciamo finta che sia esistito. E quindi Abramo che ha il figlio Isacco, il figlio Giacobbe che ha a sua volta i famosi, possibili insomma 12 figli e poi con loro la storia di questo gruppo familiare si perde diciamo in terra d'Egitto, quando a seguito di una carestia insomma queste tribù o presunte tali
si devono spostare in Egitto per trovare cibo, perché insomma in terra Canaan, quando c'era la restia, insomma cibo non se ne trovava, mentre l'Egitto, sappiamo per quali motivi, per ovvi motivi, insomma la regolarità del Nilo eccetera, aveva cibo e quindi si sposta, e lì per secoli non ne sappiamo più nulla. Difatti la Genesi si chiude con la vicenda di Giuseppe, cioè uno dei 12 figli, diciamo dei 12 patriarchi, con la morte sua, e non ne sappiamo più. Ricomincia la storia di questo popolo con Mosè, che Mosè viene variamente collocato tra il 1500 da alcuni e il 1300 da altri, e quindi siamo a 4 secoli almeno, o 6 secoli anche dal periodo di Abramo. Quindi c'è Mosè che ha l'incontro con questo Yahweh, ha un incontro diciamo mediato da lo suocero, nel senso Jetro, nel senso che quando Mosè fugge dall'Egitto, io faccio sempre finta che il racconto biblico sia vero, che quando quindi Mosè fugge dall'Egitto perché insomma ha colpito un egiziano e quindi teme di essere condannato, quindi incontra questa tribù di Madianiti, governati da questo Jetro, che ci dice la Bibbia era il Cohen di Yahweh. Cohen è il termine che viene tradotto con sacerdote. In realtà non è il sacerdote così come lo pensiamo noi, il Cohen era il governatore locale, cioè era assolutamente una funzione laica, così come la diremmo noi, no? Sì, così certo. Come noi potremmo dire il governatore di una regione. Come era Melchisedec ai tempi di Abramo, ecco. Esattamente, ai tempi di Abramo c'era Melchisedec, che però, questa è una notazione interessante, visto che l'ha fatta, ne approfitto, Melchisedec non era governatore per conto di Yahweh, ma era governatore per conto di Elion. Poi dopo ci torneremo su Elion. Ecco, ci torniamo. Allora sì, non sì, dico sì. Nulla. Ok. Certo, comunque certo. Teniamo, intanto comunque abbiamo messo un paletto. Sì, sì. Melchizedek era governatore in terra di Canaan, diciamo quella che viene considerata la Gerusalemme, era governatore per conto di Elion. Allora, torniamo a Mosè. Quindi Mosè entra in questo territorio, governato da questo Jetro o Reuel, che significa appunto amico di El è il singolare di Elohim, cioè di questo, quindi amico, diciamo così, governatore, vicino di uno di questi Elohim, che poi scopriremo essere quello che si fa chiamare Yahweh. Quindi Mosè entra in contatto con questo individuo, il quale gli dice che in sostanza ha il disegno, l'obiettivo, la volontà di prendersi un suo popolo, il suo popolo, diciamo così, dall'Egitto, di portarlo fuori da quella terra e di portarlo in terra di Canaan e quindi a prendersi quel territorio. Quindi abbiamo tutta la vicenda dell'Esodo, che poi ovviamente sfocia in un, insomma, lunghi decenni, per non dire secoli, di tentativi di conquista con lotte e guerre continue. Passiamo attraverso il cosiddetto periodo dei giudici, cioè di non gente tanto che esercitasse la giustizia, ma di individui che all'occorrenza prendevano il comando, ed era un comando, diciamo così, che aveva una durata data nel tempo. Mi viene in mente la figura del dictator a Roma, no? Quando c'erano i momenti di emergenza si nominava un dictator che per tot mesi, no, si occupava della situazione. Quindi, seguito il periodo dei giudici, si arriva alla, in sostanza, alla monarchia attraverso Saul, Davide e Salomone. Dopo Salomone il regno si divide, diciamo così, tra il regno di Israele al nord e il regno di Giuda al sud. I due regni vanno avanti con tutta una serie di re, eccetera, finché ad un certo punto vengono prima quello del nord e poi quello del sud invasi e conquistati dagli Assiri e dagli Assiro-Babilonesi. E qui comincia l'esilio, il cosiddetto esilio, quindi questo sarebbe in sintesi il periodo pre-esilio. Con il Tempio di Gerusalemme che viene distrutto dai... Che viene distrutto, sì, esatto, sì. Esatto. Gli interventi sono quelli di Sennacherib e poi Nabucodonosor, eccetera, quindi insomma abbiamo questi... Diciamo come primo riferimento prendo questo, cioè prendo un André Cacu, che è un orientalista francese ed anche uno dei massimi esperti della storia e civiltà semitiche,
che assieme a uno studioso come Luigi Moraldi, che ho molte volte citato, è stato anche uno dei maggiori ricercatori e studiosi dei rotoli del Mar Morto. È attualmente docente di ebraico ed aramaico presso il College de France, era anche esperto in cultura ugaritica e fenice, scrive questo, e cioè nel suo libro La nascita del mondo secondo Canaan, scrive che a differenza delle altre religioni semitiche occidentali, per l'ebraismo pre-esilico, l'unico punto di riferimento è la Bibbia, se vogliamo prendere in considerazione la tradizione, poi spiegheremo cos'è questa tradizione. Però, vista la mescolanza delle tradizioni all'interno della Torah, scrive questo autore, sarebbe utile un controllo ulteriore attraverso testimonianze esterne, quindi epigrafiche ed archeologiche, come per esempio la stele del Remescia di Moab. Sì. Scrivo questo perché? Perché fra le tante critiche che sono giunte anche a lei, attraverso dei forum, i famosi forum che lei cita, uno di questi è Consulenza Ebraica, non so se lo conosce, una delle critiche è questa, cioè che non si può fare affidamento, scrive un utente chiamato Avram, non si può fare affidamento a quattro pezzi di coccio per interpretare una letteratura così ricca come la Bibbia. Bisogna conoscere bene la tradizione orale ebraica che ci istruisce su come venivano letti e interpretati l'antichità e i termini biblici. In pratica, secondo loro, la tradizione spiega già tutto e le prove epigrafiche ed archeologiche non servono a spiegare quello che c'è scritto nella Bibbia. Lei come risponde a questo? Allora, io rispondo dicendo che a mio parere è vero l'esatto contrario, è assolutamente necessario fare i riscontri con, diciamo così, i ritrovamenti, la letteratura, i reperti extrabiblici, perché altrimenti, conosco ciò che scrivono appunto questi studiosi ebrei, in realtà, per esempio, loro hanno anche scritto che la Bibbia è il libro più antico del mondo e tutti gli altri racconti derivano dalla Bibbia. Beh, questo insomma non c'è uno studioso al mondo laico, diciamo così, perché diciamo in quel forum non sono tanto laici, ecco, che lo sostenga, anzi tutti sanno, ma ripeto, ci sono delle pubblicazioni della Jewish Publication Society dove dicono che appunto i racconti della Genesi non hanno assolutamente avuto origine in Palestina, sono racconti che gli autori ebrei hanno copiato, tra l'altro li hanno copiati durante il periodo dell'esilio babilonese, quando sono entrati in contatto con questi altri, no? Quindi con la cultura sumero-accadica, diciamo così. Con la cultura sumero-accadica da cui questi racconti derivano. Peraltro c'è da dire che molti dei racconti biblici derivano da miti fenici e qui, visto che lei ha citato uno studioso, io ne cito un altro, che è il professor Garbini, era ordinario di filologia semitica alla Sapienza di Roma, membro dell'Accademia dei Lincei, il quale appunto cita Questi continui apporti che sono presenti nella Bibbia e che derivano da precedenti racconti fenici. Peraltro, nella cultura ugaritica, tanto per collocarla Libano, così almeno ci capiamo subito, nella cultura galitica il nome di Yahweh, cioè le consonanti che compongono il suo nome, erano conosciute prima ancora che gli ebrei le conoscessero. Anche perché, come si sa, ma questo è, insomma, voglio dire, mi pare cultura diffusa in questo ambiente, al tempo di Mosè non esisteva la lingua ebraica e non esisteva il popolo ebraico. Ma questo lo scrivono centinaia di rabbini, docenti universitari. Quindi loro non esistevano, loro hanno cominciato a mutuare questi racconti quando, arrivati in Canaan, in Palestina, sono entrati in contatto con le culture lì presenti. Tra l'altro, per esempio, il professor Wexler della American Hebrew University di Los Angeles dice appunto chiaramente che l'ebraico non è che un dialetto cananita, cioè una derivazione di un dialetto sudfenicio. Certo. Quindi sono dei discorsi liberi da ideologie, la storia è completamente diversa da quella che viene narrata dalla cosiddetta tradizione, cioè la cosiddetta tradizione che sembrerebbe depositaria della verità. Ora, se lei mi permette, le leggo una cosa scritta, in una intervista dell'agosto 2011, perché combinazione ce l'ho qui tra le cartacce, non tra le carte, perché non sono cartacce,
Appunti, del professor Alexander Roffe, che è da 40 anni docente alla Hebrew University, quindi israelita, biblista, uno dei coordinatori del Bible Project, cioè di questo progetto Bibbia, che è nato nel 1958, che si è dato due secoli di tempo per tentare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine, che peraltro nessuno sa qual è. Quindi, come dire, il tema biblico è talmente complesso e talmente disorganico che gli studiosi ebrei, quelli non i, come dire, non i teologi o gli ideologi, ma gli studiosi, hanno sentito il bisogno e ci stanno lavorando da 60 anni, insomma, dal 58 adesso, e lavoreranno per altri 140 anni, proprio per tentare di capirci qualcosa sulle origini della Bibbia, altro che una trasmissione unica e coerente. E tra l'altro lui dice, scrive testualmente, si sa che ogni testo biblico tramandato a mano o sotto dettatura non era mai uguale. I testi del 400 avanti Cristo, quindi siamo subito dopo l'esilio, a cui si riferiva lei, sì, erano come un imbuto rovesciato. Per una parola che entrava ne uscivano molte di più. Ma due secoli e mezzo dopo accadde l'inverso. L'imbuto si rovesciò nell'altro senso. E nel Tempio, Tempio di Gerusalemme, qualcuno disse, ecco, questo è il testo ufficiale. Da lì tutti i libri vennero corretti. E se un libro era molto divergente, non potendo distruggere, lo si seppelliva. Cioè, ciò che era contrario alle idee che da quel momento in avanti si dovevano veicolare, che in sostanza sono le idee monoteiste, ciò che era contrario o lo si correggeva, o se non si poteva perché, come dire, si sarebbe dovuto riscrivere tutto il libro, lo facevano sparire. Fu in questo modo, e qui fa un'affermazione interessantissima, proprio a proposito di questa tradizione, fu in questo modo che si cominciò a riflettere sulla Sacra Scrittura, ma senza preservarla. Questo lo dice il professor Alexander Roffe, Hebrew University, coordinatore del progetto Bibbia. Direi che, insomma, mi pare molto chiaro. Sì, sì, molto chiaro, sì. Peraltro, se noi confrontiamo i codici masoretici, cioè quelli, diciamo così, da cui sono ricavate le Bibbie che abbiamo in casa, con i testi di Qumran, mm-hmm, ci sono centinaia di varianti, centinaia. Proprio perché nel tempo sono stati... Alcune sono molto chiare, esatto, proprio ho ragione, alcune sono molto chiare, perché nel tempo, mano a mano che si andava avanti e che si definiva qual era il pensiero che doveva diventare il pensiero dominante, i testi venivano modificati in funzione di quel pensiero. Per citare un altro accademico, sempre il professor Garbini, dice che quando i masoreti hanno lavorato su questo testo, insomma, per metterci le vocali e quindi definire un significato che fosse definitivo, ovviamente sul quale poi più nessuno intervenisse, beh, lui dice non hanno lavorato su base linguistica, ma hanno lavorato su base teologica, quindi hanno introdotto un significato teologico in testi che con ogni probabilità in origine non avevano, o comunque non era nelle intenzioni dei primissimi redattori. E qua le vengo in aiuto citando sempre, e non solo citando Luigi Moraldi, che come sappiamo è stato uno dei massimi esegeti dei rotoli di Qumran, ma anche un filologo, uno fra i più importanti filologi italiani, oramai purtroppo è deceduto, ma cito anche lui purtroppo è deceduto da qualche anno, Cristiano Grottanelli, che è storico delle religioni, è stato anche professore di storia della religione all'Università di Firenze. Lui si basava molto sull'indagine storica antropologica, studiando anche i vari punti di vista interpretativi presenti negli scritti antichi, tra cui anche la Bibbia. Scrive infatti questo, cioè che con la tradizione del Midrash, che è una delle tante tradizioni bibliche, possiamo dire così, che era un famoso metodo di esegesi biblica, secondo Moraldi, ma anche secondo Grottanelli, questo metodo è riscontrabile anche in alcuni libri della Bibbia e anche nella Torah, che già nei tempi dell'esilio successivi è presente questo tipo di esegesi biblica. Cosa scrive? Io cito adesso testualmente quello che dice Moraldi.
e cioè che ciò ha portato, riscontrabile anche nei testi di Qumran, ma non solo, ma anche nella Torah, ad un nuovo metodo interpretativo che è il Pesher, non so se lo pronunciato bene, cioè scelta di un particolare libro della Bibbia, poi la sua citazione letterale completa e l'interpretazione della frase. Nei Pesharim, scrive sempre Moraldi, e qui concludo, scompare ogni preoccupazione oggettiva, cioè ogni esegesi letterale, l'interprete dà chiaramente a vedere di valutare le parole del testo biblico, non secondo il loro senso naturale, ma in modo traslato, come termini dal significato allegorico aventi un valore diverso da quello ordinario, valore che egli, cioè colui che stava traducendo, ha il compito di cercare ed esporre. Le citazioni bibliche sono strappate al loro contesto, avulse dal tempo e dalle condizioni sociali e psicologiche che l'autore scrisse, e strappate al loro significato naturale, trasformate per servire da veicolo al messaggio dell'interprete. Penso fantastico. Che più chiaro di così... Fantastico, cioè non so come dire, sottolineo, evidenzio, metto in grassetto. Nel nuovo libro che sto consegnando in questi giorni, io ho scritto, e mi fa piacere poterlo dire ora che il libro come dire, sta per uscire, proprio grazie a questa sua citazione. Bene. Ho scritto che in realtà, quando si dice che appunto sulla Bibbia, nella Bibbia bisogna andare a scavare per trovare i significati reconditi, io ho scritto nel libro, prendendomi ovviamente la responsabilità e sapendo che cosa questo genera, non essendo io un filologo riconosciuto come Moraldi, ma essendo un normalissimo curioso, ho scritto che in realtà il lavoro da fare sulla Bibbia è esattamente l'opposto, è quello di togliere tutta quella coltre di velo, di mistero, di interpretazioni che per secoli è stata depositata sulla Bibbia e che ha fatto sì che il significato vero scomparisse. Perché? Perché tutto è stato fatto in funzione delle dottrine da veicolare. Ciò che dice Moraldi è, ovviamente non mi metto assolutamente in parallelo con lui, ma è assolutamente in linea con ciò che penso io da quando mi sono messo molti anni fa a tradurre il testo biblico, diciamo in modo professionale per conto delle edizioni San Paolo. Quindi sono assolutamente d'accordo, questo è il lavoro vero da fare, cioè togliere tutto quel velo di interpretazione, di attribuzione di significati, che ha fatto sì che alla Bibbia, con questa metodologia, ognuno in sostanza possa un po' far dire quello che vuole, l'importante è non dire ciò che dice letteralmente il testo. Ed è ciò che devo dire, purtroppo, da 3 anni a questa parte, mi viene detto che la lettura letterale non la devo fare perché è la lettura degli ignoranti, perché è la lettura mistificatoria, perché è una lettura fuorviante. Mi fanno immensamente piacere queste parole di Luigi Moraldi, che non conoscevo, dove dice che appunto invece su questa lettura sono stati inseriti, a seconda del traduttore, a seconda dell'interprete, tutta una serie di significati che hanno coperto il significato vero, che quindi è andato scomparendo nel corso dei secoli. Bene, quindi ora la domanda penso che sia legittima, avendo fatto questa grande premessa. Beh, peraltro, sì, peraltro prego. Un'altra così, una cosa che è abbastanza una curiosità, se vuole, io ho notato anche questo, no? Appunto, tra le varie categorie interpretative ci sono quella appunto dell'allegoria, della metafora, eccetera, eccetera, eccetera. Ma una cosa che io ho notato e che è palese, quando il testo biblico contiene dei racconti, delle affermazioni, quel che si vuole, che sono in linea, diciamo così, con la dottrina, allora nessuno ha problemi, tutti lo leggono letteralmente. Tutti. Quando il testo biblico fa delle affermazioni o ha dei contenuti o come dire, ha delle narrazioni, degli eventi, delle vicende che contrastano palesemente, anzi sono la negazione della dottrina, allora lì immediatamente si introduce l'allegoria e la metafora. Ecco, questo questa è una metodologia che, questa sì, io ritengo falsificatrice, questa sì. Quindi le chiedo questo, dato questa grande premessa, le chiedo qual è la datazione ufficiale dei libri della Torah, perché molti parlano che sia stato Mosè a scriverli, chi parla invece di XI secolo, chi di X secolo avanti Cristo, ma in realtà, sì, prego. Sì, quindi quale sarebbe la datazione ufficiale? Ma in realtà una datazione ufficiale certa non c'è,
pare che il brano più antico sia il brano del Cantico di Giuditta, che potrebbe risalire al IX secolo avanti Cristo. Poi ci sono delle datazioni ufficiali, per esempio, sui testi di Qumran, sì, che i più antichi sono intorno appunto al II secolo avanti Cristo, e poi ci sono delle datazioni che dicono appunto che certi libri sono stati scritti, però siccome questi libri poi sono stati riscritti, per esempio penso al tempo nel tempo del re Giosia, siamo intorno al 620 avanti Cristo, quando sembra che si riscopra i testi biblici. In realtà non sappiamo se li hanno riscoperti o se li hanno riscritti. Sta di fatto che noi non abbiamo i testi del 620 avanti Cristo, noi abbiamo i testi scritti tutti molto dopo. E quindi in realtà, cioè, prendersi, come dire, la responsabilità di dare delle datazioni mi sembra veramente molto pesante, perché è chiaro che insomma dopo il periodo esilico tutto è stato rivisto e riscritto in sostanza, o forse scritto anche in alcuni casi per la prima volta. Che Mosè abbia scritto la Torah, questo fa parte della cosiddetta tradizione, ma ovviamente non è possibile, intanto perché Mosè, al tempo di Mosè non esisteva la lingua ebraica, quindi qualora l'avesse scritta di certo non l'avrebbe scritto in ebraico. Secondo, perché sarebbe curioso vedere che nell'Esodo Mosè descrive la sua morte, il suo funerale, e dice anche fino ad oggi mai nessuno ha trovato la tomba di Mosè. Sarebbe curioso questo fatto. No, l'ho fatto questa domanda anche perché, citando anche Garbini, il professor Garbini, nel suo libro, dico subito, che è Storia e ideologia dell'Israele antico, del 1986, e anche appunto Mario Liverani sì, è... Sì. Non so se lo conosce, professore ordinario di storia del Vicino Oriente antico presso l'Università. Cultura ugaritica. Sì, esattamente. Sì. Entrambi scrivono questo, cioè il fatto che nel libro del Deuteronomio, se è vero che è stato scritto da Mosè, il fatto che in Deuteronomio 17 si presenti il monarca come viene presentato, che è un modo ben poco monarchico per un vero re vicino orientale o egizio, o un re palestinese all'età del ferro, ciò lascia supporre due cose, scrivono entrambi. Che i libri apodittici siano stati scritti durante l'epoca monarchica, però è una cosa impensabile, visto come viene ignorata l'istituzione centrale della società ebraica di quel tempo, esatto. O si pensa ad una stesura esilica o addirittura post-esilica. Che è quanto le ho detto un attimo fa, sì, no? Sono stati scritti o riscritti... Le sono venute a conferma, ecco. Esatto, grazie. Ma tra l'altro una cosa curiosa è questa, che appunto come fanno notare questi studiosi, in sostanza non ci sono neppure ritrovamenti epigrafici con i nomi dei re di Israele. Ci sono dei ritrovamenti epigrafici con i nomi di alcuni loro, come dire, come li chiameremo, com'è? Visir, cioè di alcuni loro governanti, facenti funzioni, no? Ma non c'è, è come se ci fosse stata una sorta quasi di damnatio memoriae, e questo fa pensare al fatto che i testi siano stati scritti dopo l'esilio, cioè quando di fatto i sacerdoti di Gerusalemme hanno preso il potere, hanno di fatto esautorato ogni possibilità di restaurazione di un potere laico, e quindi probabilmente hanno anche il modo di cancellare il ricordo di quando, o comunque le testimonianze di quando in Israele governavano dei re laici, no? In Israele e in Giuda, no? I due regni, sì, sì. I due regni separati. Quindi in effetti, appunto, quindi concordiamo anche su questo con Liverani e Garbini, che in effetti la maggior parte dei libri, se non scritti ex nove, sono stati riscritti dopo il periodo esilico. Bene. L'altra domanda è questa: visto che lei dice che solo questa tradizione e questo messaggio veicolato da parte della casta sacerdotale dopo l'esilio, però parlando solo del libro della Genesi e facendo solo una lettura della Bibbia, quindi senza citare le varie prove epigrafiche, archeologiche, quindi almeno un'ora, è riscontrabile solo un tipo di tradizione, che sarebbe quella yavista, se uno volesse soltanto leggere la Bibbia, oppure ce ne sono molte altre all'interno della Torah, soltanto quella. Dunque, anche qui io le dico una cosa, no? Cioè, so benissimo che l'esegesi da decenni, anzi insomma da più di un secolo, no, ha questa chiave di lettura, cioè c'è la tradizione eloista, c'è la tradizione yahwista, perché per dire che c'erano quelli che Dio lo chiamavano Elohim, c'erano quelli che Dio lo chiamavano Yahweh. Io comincio a nutrire dei fortissimi dubbi su questo,
Nel senso che quando dicono Elohim o quando dicono Yahweh non vogliono dire necessariamente lo stesso individuo. Cioè, quando dicono Elohim, ormai questa per me sta diventando una sorta di convinzione, non dico verità perché verità è un dato assoluto, oggettivo e certo, convinzione vuol dire che lo penso io e potrebbe essere sbagliato, quindi, però la mia, questa qui sta diventando una convinzione, che quando dicono Elohim si riferivano a quel gruppo di individui e quando dicono Yahweh si riferivano a uno di quelli e quando dicono Yahweh l'Elohim intendono dire, come noi diremmo, Lorenzo de Medici, no? Ci siamo capiti, nel senso uno appartenente di quella alla famiglia dei Medici, uno di quel gruppo, esattamente. Quindi se noi diciamo Lorenzo Medici sarebbe un po' come dire Yahweh Elohim, non che sia un nome e cognome ovviamente, certo, ma una identificazione per dire che lui era uno di quelli. Quindi io non so se parlerei veramente di due tradizioni separate, ma semplicemente del fatto che si usavano termini diversi anche per identificare proprio gruppi, il gruppo degli Elohim e Yahweh che era uno degli Elohim. Bene. No, anche perché in antichità non esistevano neanche i cognomi, ma uno si chiamava in un modo e il cognome, per così dire, era, che so, Giuseppe che è figlio di quella famiglia. Sì, esatto, quindi, c'era un patronimico, sì. Ecco, quindi possiamo, diciamo che la sua è un'ipotesi abbastanza plausibile, ecco, diciamo così. Così come, voglio dire, Gesù, sappiamo che era Yeshua ben Yosef. Sì, Gesù figlio di Giuseppe, ecco, quindi. Esattamente. Bene, e quindi vedendo questa sorta, perché non si dice che la Bibbia è monoteista e non c'è un'influenza politeista, però quanto abbiamo detto adesso, ci sarebbe ecco, un'influenza specifica. E cioè, e quanto è stata influenzata dalle altre culture la stesura della Torah? Soltanto parlando della Torah. Quindi non sì, allora, sappiamo. Diciamo questo, che nella Torah, e in particolare nella Genesi, ci sono racconti che sicuramente derivano dalla cultura sumero-accadica, che sono quelli che possiamo definire i racconti delle origini. Quindi racconti insomma delle prime cose che questi Elohim hanno fatto, il racconto della formazione dell'uomo e così via. Poi da un certo punto in avanti, appunto quando si arriva al discorso di Abramo, eccetera, allora c'è una storicizzazione precisa, cioè uno di questi Elohim che prende contatto con un personaggio che vive in terra di Sumer, si porta via questo personaggio, non la sua famiglia che continua a rimanere lì, ma solo lui. E quindi il re della sua famiglia non si mette mai al servizio di Yahweh, lo ripeto, il padre di Abramo, i fratelli di Abramo non si mettono mai al servizio di Yahweh, solo lui viene via, quindi già questo fa capire che ovviamente non si trattava del Dio universale, perché sacrale quel Dio universale, prendesse il figlio lasciando lì il padre e la madre e altri componenti stretti della famiglia. Quindi allora, diciamo che quindi ci sono questi racconti che a questo punto diventano i racconti di quel popolo. Sì. E quindi di qui in avanti inizia, come dire, l'elaborazione degli autori ebrei, sempre tenendo presente che anche per quanto riguarda la figura di Abramo, gli autori ebrei potrebbero aver anche lì attinto a dei racconti o di origine sumero-accadica o di origine fenicia, perché per esempio il professor Garbine, ricordo, che fa delle ipotesi relative ad una collocazione siriaca addirittura di Abramo, quindi insomma lì si sa molto poco, ecco, per essere molto chiari, si sa molto poco. E quindi in realtà questi racconti qui ci sono, come dire, racconti che sicuramente provengono dai popoli circostanti, sui quali poi si è innestata la specificità della storia di quel popolo. Bene, e diciamo che una influenza sumeraccadica abbastanza chiara, diciamo così, si è avuto con la figura di Enoch. E questo perché? Io cito un altro docente, cioè Pierre Grelot, che è un biblista, teologo e esperto di aramaico dell'Institut Catholique de Paris, che scrive appunto nel libro su Enoch della Giuntina, che Enoch e la tradizione enochica si trova comunque nelle librerie, e scrive questo, che pur appartenendo alla tradizione giudaica,
È indubbio che la tradizione enochica è frutto dell'elaborazione di modelli mesopotamici. Così come la relazione della, finale della Genesi, che secondo lui è databile al VI secolo a.C., ebbe origine proprio secondo modelli mesopotamici influenzati dall'esilio. Sì. Si rifà anche alla lista che fa Berosso, cioè nel 280 a.C., nella sua storia di Babilonia, in quanto secondo lui fornisce elementi fondamentali, cioè Berosso fa una lista dei 10 re antidiluviani. Così come parallelamente fa sì. Manetone in Egitto. Esattamente. Nello stesso secolo, peraltro. E sia Pierre Grelot che James Van Der Kam, che lui fa parte, è un docente della Biblical Studies Christianity and Judaism in Antichity dell'Università di Harvard, e scrivono che ciò dimostra che Enoch potrebbe, io il condizionale è sempre d'obbligo, potrebbe associarsi. Quando parliamo di questi temi, sì. Allora anche quando usiamo l'indicativo, tutti sì. devono sapere che stiamo parlando di ipotesi, sì, ma sì, su questo poi ci sono le dottrine dogmatiche che invece sono certe. Invece chi parla a mente libera, a mente aperta, studiando, eccetera, sa sempre che sta viaggiando nel campo delle ipotesi. Sì, no, ma ha voluto sottolinearlo per questo, ecco, perché sennò poi escono su internet notizie abbastanza... No, per carità, vengono attribuite come certezze cose che non lo so, esatto. Ecco, dimostrano che Enoch potrebbe associarsi, secondo questi testi, al settimo re antidiluviano Enme Duranchi, che è anche sì. il settimo dei patriarchi della Genesi Enoch. Quindi, famoso il suo collegamento, dice di Enme Duranchi, fra cielo e terra, così come Enoch camminava fra cielo e terra con gli Elohim. Esatto. E, sia se per la sua sapienza trasmessa dal cielo, la capacità di tramandare posti della sapienza antidiluviana. L'antichità dei miti enochici, scrivono questi autori, espresso anche nel libro della Genesi, è possibile che può risalire ad un retaggio politeistico che la religione israelitica condivideva con gli altri popoli del vicino Oriente. Lei è d'accordo su questo? O no? Ok, allora, sono d'accordo, adesso le racconto anche una curiosità in più. Sì. L'unica cosa sulla quale, non dico che non sono d'accordo, ma che suggerirei di non fare, è usare il termine politeismo, perché politeismo rimanda immediatamente all'idea che c'erano degli individui che adoravano molti dei, in realtà non li hanno mai considerati dei, cioè per quanto riguarda la cultura sumero-accadica a cui appunto appartiene Meduraki, loro parlavano degli Anunna o degli Anunnaki, ma che non erano dei, non li consideravano dei nel senso moderno, no? Quando noi diciamo Dio abbiamo in mente non so che cosa, ma abbiamo in mente, perché dico dal punto di vista... un potere trascendentale... diciamo un potere trascendentale. Ecco, lì non c'era nulla di tutto questo. Quindi avevano in mente cioè, molti individui che sapevano di dover servire. Il discorso di Enoch è interessante, per un momento, nelle culture, appunto, nelle letteratura sumero-accadica in cui si parla anche di Enme Duranchi, eccetera, si dice ad esempio che Anu, diciamo il capo dell'impero, non so se è sceso sulla terra una volta o due, di sicuro una volta, non so se forse due, e quindi fu una discesa importante. Bene, il padre di Enoch si chiama Yared. Yared deriva dal verbo Yarad, e quindi siccome sappiamo che nei nomi venivano fissati alle volte degli eventi importanti, eventi fondamentali, noi abbiamo Yared, che potrebbe essere quello nato nel momento in cui ci fu una discesa importante, e la cosa curiosa è che suo figlio Enoch andava, come dice la Bibbia, avanti e indietro con gli Elohim, fino a che, quindi aveva una frequentazione continua, costante, finché gli Elohim se lo sono portato via e, come dice la Bibbia, non fu visto più. Quindi noi abbiamo addirittura nel nome del padre di Enoch, Yared, ulteriore indicazione, che ci dice che forse al suo tempo ci fu una discesa molto importante, talmente importante da fissarla in un nome. Così come visto che ci stiamo, un'altra curiosità, in un altro nome è fissato un dato importante, nel nome di Peleg, un altro di questi dei discendenti, qui siamo nei discendenti di Shem, si dice che fu chiamato così perché al suo tempo, dal verbo palag, perché al suo tempo venne fatta la divisione. Ma della divisione magari poi parliamo, se più avanti hai intenzione di parlare di Elion. Sì, come sì, mi sì, assolutamente. Certo. Allora mi fermo. Va bene.
Perfetto, quindi ecco, è chiara questa presunta influenza, almeno nel libro della Genesi, con le civiltà vicine ad Israele, o comunque anche più antiche, come i modelli mesopotamici o addirittura quelli sumero-accadici. Esatto. Quindi anche soltanto a parlare di modelli mesopotamici, sappiamo che i modelli mesopotamici sono stati poi derivano da quelli sumero-accadici, quindi ecco, è Sì. stata una trasposizione continua, possiamo dire così. Esatto, veramente un passaggio continuo, diciamo, da una cultura all'altra e da un sistema linguistico Una all'altro. sorta di passaggio di testimone, mi oserei anche dire. Esatto. Perfetto. L'altra domanda è questa, e cioè, ritorno altro sul tema del monoteismo, perché leggendo appunto confluenza ebraica, io sono entrato in questa confluenza ebraica, dico la verità, perché via email, tra i vari commenti, mi è arrivato un utente che purtroppo ha detto che voleva essere anonimo, quindi non lo cito, di andare a controllare questa confluenza ebraica e di vedere cosa ne pensavo. E quindi ho Sì. colto le cose più importanti, purtroppo non ho potuto leggere tutto, ma c'è, ecco, un topic relativo che si chiama biglino smontato, ecco, Sì, l'ho visto anch'io. e quindi sono andato a leggere un pochino di queste cose, ho preso tante, tante parti e quindi le sto riproponendo qui, ecco. E si dice appunto che l'Antico Testamento sia fortemente monoteista, che non esiste il politeismo, e che il fatto che Elohim viene sempre tradotto come legislatori, secondo questi filologi ebrei che sono presenti su questo forum. E vorrei citarli, se lei mi permette, vorrei citarli letteralmente. Prego, prego, prego. Perché loro scrivono che nella Bibbia non esiste il termine Dio come in italiano, e tutti i termini usati presentano Dio come legislatore della nazione ebraica, creatore e padrone dell'intero universo. La Torah, scrivono loro, è fatta di norme giuridiche e non di credi religiosi. Ma questo è un argomento poco familiare ai non ebrei. Quando la Bibbia comanda di non avere altri dei, in sostanza, usando il termine Elohim, sta chiedendo di non avere altra legge, altri legislatori, e cioè è perfettamente chiaro dai contesti biblici. Elohim, e qui concludo, è il legislatore della nazione ebraica, il capo della sua costituzione, fondata su una legge eccelsa, ed è dunque ammesso ritenere che egli, Elohim, è al di sopra di tutti gli altri legislatori umani. Lei come risponde a questo? Allora, che a mio avviso è vero l'esatto opposto, proprio detto molto papale papale. Bene. Allora, la Bibbia ovunque ci dice che questi Elohim erano tanti. La Bibbia ovunque distingue nettamente tra le varie figure, perché adesso lì parla di, lei ha citato il passo in cui parla di legislatori, altrimenti dicono anche che gli Elohim erano giudici. Sì. Che comunque, vabbè, legislatore e giudici, come dire, sono funzioni strettamente collegate. Allora, siccome la Bibbia parla costantemente di altri Elohim che governavano sui popoli, mi scusi, sui popoli coi quali loro, tra l'altro, combattevano duramente. Elohim è un termine plurale, indubitabilmente plurale. Poi la filologia ha cercato in tutti i modi di spiegare questo plurale, con il plurale di astrazione, con il plurale di dignità, eccetera, ma comunque è plurale, è usato molte volte con il verbo al plurale, e la Bibbia ci dice chiaramente che questi Elohim, tra l'altro, si combattevano tra di loro. Ho in mente, poi le faccio un'osservazione proprio sul discorso del popolo ebraico, ho in mente nel libro dei Giudici la vicenda di Jefte, che sta discutendo, diciamo così, con il re Uniti e dice: voi vi tenete il territorio che vi ha dato il vostro Elohim Chemosh, e dice: quindi noi ci teniamo il territorio che ci ha dato il nostro Elohim Yahweh. Quindi Chemosh e Yahweh sono messi Sullo esattamente stesso sullo piano. stesso piano, non c'è nessuna distinzione. E Yahweh in tutta la Bibbia, fino a quando almeno lui risulta essere presente, ha il terrore che i suoi lo abbandonino, aveva il terrore che i suoi lo abbandonassero per gli altri Elohim. E dice costantemente: se lo fate, io vi ammazzo. E lo faceva, cioè li ammazzava. Allora io dico: Yahweh, il Dio creatore dei cieli e della terra, aveva paura di normali legislatori? Oppure, questi ebrei, questo popolo che ancora non era il popolo ebraico, che ha conosciuto
questo Elohim, usiamo la terminologia che hanno usato in consulenze ebraiche, l'ha conosciuto almeno dai tempi di Abramo, quindi ha avuto con lui rapporto per secoli, ne ha visto la potenza, ne ha misurato l'intervento nella storia, quindi ha misurato l'intervento nella storia del Dio universale, creatore dei cieli e della terra, e lo abbandona per dei normali legislatori? Io, se io appartenessi al popolo ebraico, mi sentirei offeso nel dire che i miei antenati erano così incapaci di distinguere. Soltanto un pensiero teologico dottrinico che non tiene conto di queste sfumature, secondo me, che poi tanto sfumature non sono, può fare un'affermazione del genere. Perché il rapporto tra l'Elohim Yahweh e altri Elohim, che si chiamano Chemosh, Milcom, Merkar, Baal Peor, Baal Safon, tutti nominati, tutti come tranquillamente esistenti, ai quali si rivolgevano gli altri popoli e ai quali spesso si rivolgevano gli stessi israeliti, che poi venivano regolarmente puniti da Yahweh, bene, la Bibbia ne parla con assoluta tranquillità, in assoluta, è proprio questo, e qui rifacciamo, torniamo a quel discorso, a quella citazione che lei ha fatto prima di Moraldi, quando diceva che i traduttori e gli esegeti coprono il significato e dicono è chiaro perché ci mettono sopra la valenza teologica. Ma se noi togliamo quelle coperte che sono caricate, che sono state, come dire, stese sul testo biblico, la molteplicità degli Elohim è priva di ogni dubbio. Non solo, ma la vengo in aiuto dicendo che, sempre parlando delle vicende preesiliche, si parla di questa evidente, io uso questo termine improprio, lei prima mi ha corretto ma lo riutilizzo, di questo evidente politeismo, tra virgolette. Sì, cioè, per esempio, esatto. Su Dio Baal, presentato anche come Baalim, sì. Per esempio il giudice Gedeone ne tributava un culto a Israele. Oppure, per esempio, ci sono anche dei nomi che si rifanno a Baal, tipo Yerubal, oppure Etbal, Yezabal, ecco. Zerubbabel, Zerubbabele, per esempio. Sì, Anche, per esempio, i figli di Saul e di Davide, che erano diciamo, gli avisti, avevano comunque i nomi di Baal, o comunque il nome di Baal all'interno dei loro stessi nomi, i figli. Perché la Bibbia ci dice continuamente che questi si rivolgevano anche a quegli altri, che addirittura al tempo di Salomone erano quasi consentiti i vari culti, proprio perché si sapeva che in sostanza uno valeva l'altro e quindi tanto vale tenerseli buoni un po' tutti, perché veramente altrimenti non si spiega il fatto che chi ha incontrato il Dio vero poi si rivolga a degli idoli di pietra o a delle statuette di Dio, che è evidente a tutti, anche all'ultimo degli stupidi che sono inerti e che non fanno nulla, e invece c'è il Dio potente che ha rapporto con te in quanto tu sei il suo popolo. Come si fa a fare una confusione del genere? Come si fa? È ovvio che gli altri Elohim erano pari a Yahweh. E su questo concetto di politeismo, anche se ci siamo già tornati nelle precedenti interviste, sempre in consulenza ebraica, non perché ce l'abbia con consulenza ebraica, ma me l'hanno citata. No, ma perché sono critici molto attivi. Sì, ecco. Si parla anche della Shera. Io, prima di dire quello che ne pensa consulenza ebraica, faccio questa premessa. E cioè cito sempre uno studioso accademico, diciamo abbastanza importante, che è Niels Peter Lemche, che è biblista e teologo danese nell'Università di Copenaghen, che nel suo libro Israele Antico, una nuova storia della società israelitica, scrive non solo che nel periodo preesilico, attraverso prove epigrafiche, non vi era un quadro, diciamo così, discordante trovare più nomi divini, cioè non era così discordante trovare nomi diversi da Yahweh all'interno anche dei suoi stessi servitori. Ma cita la famosa stele, o comunque la non stella, la famosa prova epigrafica, una fortezza di Kumpilet Ashrud, esatto. Che è costruita dal re di Giuda attorno all'800 a.C. In questa iscrizione, lei molte volte l'ha citata, ma è giusto che io la dico un'altra volta, vi sono appunto dei cocci. Poi è interessante che la citi da un punto di vista di uno studioso accademico, insomma, sì, no? Sì, non sono fantasie nostre, ecco. Esattamente, sì. Appunto, scrive appunto questi cocci ben auguranti, così dire, cioè di Yahweh che augura, ti benedica Yahweh e la sua Asherah. Esatto. Lemcher, questo biblista e teologo danese, ricordiamo teologo, cosa dice? Cioè che se
nel mondo accademico si sta tuttora discutendo sul concetto della Sharia, altri non hanno dubbi, sto citando letteralmente, altri non hanno dubbi che alla Sharia, che può identificarsi la dea ugaritica Atirà, consorte di El, non vi sono dubbi che alla Sharia dei Coci Ugaritici si può associare al ritrovamento di papiri in aramaico rinvenuti in Egitto nel V secolo che associano Dio Yahu, Dio dei Giudei distanziati, la dea Anat. Una stessa Fantastico. iscrizione sulla Devo pianta. averla cita, devo averla citata, vero, Sì, in un'altra intervista, certo. vero? Ok, Sì, sì, sì. benissimo, grazie. Una stessa iscrizione sulla dea Anat e Yav, o Yahu, è riscontrabile anche in Kirbet el-Qom presso Hebron, databile nella seconda metà dell'VIII secolo a.C. E quindi qua parliamo di prove epigrafiche che non fanno parte della Bibbia, ma che testimoniano il periodo monarchico, quindi preesilico. Esattamente, ed è Questo. ovvio che Sì. poi nella Bibbia non Certo. facciano parte della Bibbia, perché come ho letto prima nelle dichiarazioni del professor Roffe, Sì. tutto ciò che non era congruente alla teologia monoteista maschilista veniva tolto, corretto o fatto scomparire. Questo è evidentissimo. Non a caso quelle iscrizioni sono del periodo preesilico, cioè sono, come dire, non sono entrate nei testi e quindi sono rimaste intatte. Sono lì vere e gli studiosi le studiano e lì si vede cosa c'è scritto. Cioè lì si vede che loro sapevano che quel signore lì aveva con ogni probabilità una compagna. Bene, riguardo questo, Constanze Brega dice questo, cioè che Biglino sbaglia, dice proprio così, a considerare la Sharia come la compagna di Yahweh, in quanto la Sharia nella Bibbia è descritta come un palo di legno. Ha ragione. Ha Quindi, ragione. perché Biglino la considera, noi l'abbiamo dimostrato, però ecco, rispondo lo stesso, Esatto, io la perché? considero Asherah Sì. perché nella Bibbia è data come un palo di legno, diciamo così, venerato dai popoli, fra virgolette, pagani. Ma questo fa parte proprio di quel processo di elaborazione biblico, per cui tutto ciò che non è funzionale e non era funzionale alla teologia monoteista maschilista, ovviamente viene trasformato. Questo riguarda anche per esempio i sacrifici umani, no? Sacrifici umani li facevano solo gli altri popoli, all'Asherah si rivolgevano solo gli altri popoli. No, ci sono le prove, appunto, del periodo monarchico, nelle quali si capisce chiaramente che gli stessi, fra virgolette, ebrei si riconoscevano l'esistenza di questa Asherah. Poi nella Bibbia non c'è, certamente, nella Bibbia non c'è, perché nella Bibbia è stato trasformato come idolo pagano. E anche lì però di nuovo siamo da capo, allora dovremmo dire che siccome appunto c'era il rischio anche che appartenenti al popolo ebraico andassero ad adorare questo idolo pagano, ritorno al discorso di prima, ma come si fa ad aver conosciuto il vero unico Dio, aver avuto rapporto con lui, anzi rapporto privilegiato ed esclusivo, non privilegiato, perché secondo quella visione, Dio avrebbe rapporto solo con quel popolo e con nessun altro. Allora io dico, Dio, il Dio universale, creatore dei cieli e della terra, ha rapporto con me e io mi inginocchio di fronte ad un palo di legno? Io non riesco neppure a pensarlo. Bene, riguardo anche questo, associandoci anche a quanto abbiamo detto prima, cioè sul fatto che era impensabile, è impensabile, o sarebbe impensabile, considerare Elohim come giudici, mentre Yahweh è Elohim invece come Dio, quanto scrive il professor Garbini, sono due righe, e cioè che scrive che Yahweh era verosimilmente il Dio nazionale degli Israeliti, come Chemosh lo era di Moab, Milcom degli Ammoniti, Adad degli Aramei e Melgar dei Tiri. Quindi ecco, lui non Perfetto. fa, professor Garbini, sempre in storia e archeologia di Israele antico, non fa una distinzione, cioè non dice Yahweh era il Dio degli Israeliti e gli altri erano considerati dei giudici, ma Yahweh, al pari degli altri, era il Dio Esatto. nazionale degli ebrei. Ecco. Erano tutti pari, erano tutti pari, tutti pari, ma su questo nella Bibbia non c'è nessun dubbio. Poi è chiaro che ogni popolo quando parla di se stesso. Quindi questo non vale soltanto per gli autori biblici. Ogni popolo quando parla di se stesso celebra se stesso, quindi celebra la sua valenza nazionale, quindi celebra anche il suo, fra virgolette, Dio. E quindi è chiaro che nella Bibbia c'è scritto più volte che Yahweh è il più grande di tutti. Però
ma che fosse il più grande, c'è scritto, non è dimostrato dalla Bibbia, perché nella Bibbia c'è scritto chiaramente poi quante volte loro siano stati anche sconfitti, e quindi insomma non era così onnipotente. Quando si scontravano con qualcuno più forte di loro, beh, venivano sconfitti, anche se erano seguiti, secondo certe interpretazioni, dal Dio unico, trascendente, universale, creatore dei cieli e della terra. Insomma, in realtà, quando questi si scontravano con gli altri, potevano vincere o perdere, perché loro erano al servizio e quindi diretti da Yahweh, altri erano al servizio appunto di quelli che lei ha nominato, citando appunto il professor Garbini, che giustamente dice al pari, perché non c'era nessuna differenza. E quindi siamo al cuore del discorso adesso, perché siamo proprio verso la fine, ecco, diciamo così, che è Elion. Sì. Vedendo le sue ultime conferenze, lei fa appunto questa precisazione, cioè che mentre si parla di angeli, di Satana, dei cherubini, non c'è una diatriba dialettica non con la tradizione ebraica, ma quando si tenta di distinguere Elion da Yahweh e dalla parola Elohim, allora nascono i problemi. Esatto. Ci spieghi intanto perché è questo, sì. E poi entriamo nel... Allora, la spiegazione intanto è nelle cose che abbiamo detto negli ultimi 6-7 minuti. Cioè, non bisogna negare che Elohim è il Dio unico, universale, trascendente, creatore dei cieli e della terra, che ha scelto questo rapporto col popolo di Israele. Non si può negare questo. Allora, siccome io lo nego, nel senso che non nego che Yahweh abbia avuto il rapporto con Israele, anzi, questo è evidentissimo, così, nego che fosse vorrei Dio. Vorrei fare una precisazione, così come lei non nega l'esistenza di Dio, ricordiamo. Ma nel modo più assoluto, io, come spero sappiano ormai tutti quelle, io di Dio non parlo perché non ne so nulla, quindi non nego l'esistenza di Dio. Dico che Yahweh non era Dio. Quindi di qui nascono i problemi appunto nei confronti di consulenza ebraica, perché su tutta un'altra serie di cose non ci sono problemi. Cioè non bisogna toccare la figura di Dio, però per me è evidentissimo che la Bibbia non parla di Dio. È evidentissimo che la Bibbia non considera Yahweh Dio. È evidentissimo che la Bibbia non considera gli Elohim, molti, perché sono tanti, Dio. Ma li considera tutti individui di cui molti di loro assolutamente alla pari con Yahweh, tant'è che Yahweh li considerava pericolosissimi per lui, nel senso che erano potenziali rivali che gli potevano portare via il popolo. Mm-hmm. Bene, quindi perché Elion è importante? Oltre ad aver detto che ecco Elion era, o meglio, Melchisedec era sacerdote di Elion durante il periodo di Abramo, quindi non esisteva una tradizione yavista sì. nel libro della Genesi, addirittura Abramo non era un subalterno di Yahweh, ma di El Shaddai, sì. Ma la figura di Elion è importante per un passo specifico nella Bibbia, cioè l'Antico Testamento, che è il capitolo 32 del Deuteronomio. Perché, è importante, okay. Perché è importante questo? Ecco, perché è importante Elion in questo passo? È fondamentale. Bene. Quel passo è fondamentale e vale la pena di analizzarlo bene, 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 bene. Perfetto. Io non so se lei ha una Bibbia lì sotto mano, ma altrimenti lo citiamo, non è un problema. Sì, prego. Prego. Si dice che appunto quando Elion, che è il termine che viene tradotto con l'altissimo, in realtà in ebraico non è un superlativo assoluto, in ebraico significa quello che sta sopra, tant'è che viene usato per dire una camera di una casa che sta sopra, diciamo al piano di sopra, oppure una piscina, cioè una piscina che ha una parte superiore e una parte inferiore, un paese, come noi potremmo dire Bergamo di sopra, Bergamo di sopra, si usa il termine Elion o Elionà al femminile, quindi Elion è quello che sta sopra. Si dice che quando Elion fissava i confini delle nazioni e distribuiva i popoli, Yahweh, dice la Bibbia, anzi, assegnazione o eredità di Yahweh fu quel popolo. Quindi qui abbiamo Elion che definisce i confini delle nazioni e Yahweh che ha in eredità quel popolo. Ora, cosa dice la famosa tradizione? Dice che è sempre lui, cioè Dio, che stranamente, diciamo così, con l'epiteto di Elion definisce i confini dei popoli e delle nazioni,
e poi con il nome di Yahweh si sceglie un popolo solo, il che già ci fa pensare che è un Dio abbastanza strano, no? Perché, come dire, crea un sacco di popoli, crea un sacco di nazioni e poi dice poi io mi occupo di questo e degli altri non me ne importa nulla. Se fosse solo così, se fosse solo così, potremmo dire, vabbè, facciamo una considerazione sulla stranezza di questo Dio e la chiudiamo qui, mistero della fede. Il problema è che dopo aver fatto questa divisione, e poi se lei mi ricorda faccio un cenno ad una piccola falsità introdotta dai Masoreti, proprio palese, se ce lo ricordiamo tutti e sì, due. No, allora, già ho capito, l'ho ricordato. Ah, ok, benissimo. Allora, il fatto è che dopo questa divisione, tutta la Bibbia è il racconto di come Yahweh usa quel suo popolo che si è scelto per andare a combattere, massacrare i popoli che si trovano nei territori che lui con il nome di Elion non si era assegnati. Cioè, allora io dico, ma se lui è Dio, perché deve andare a massacrare, a uccidere centinaia di migliaia, basta leggere nella Bibbia, veramente uno dei libri dove la morte e il sangue sono più presenti in assoluto, no? Perché non poteva prendersi il come dire, bah, adesso mi interessano anche gli altri, mi prendo anche gli altri, no? Così come si era preso quel popolo, lui in quanto Dio, no, gli altri li deve uccidere. Perché? Perché stanno nei territori dove, in quanto Elion, lui li aveva messi, ma che poi in quanto Yahweh gli interessano. E siccome gli interessano, cosa fa? Pulizia etnica. Va in quei territori, uccide tutti quelli che ci sono e ci mette i suoi. E quelli che c'erano avevano un'unica colpa, quella di essere stati messi lì da Elion. Cioè, questo che io veramente, come dire, cozza, non dico contro l'intelligenza, ma cozza contro il normale. Con tutto il rispetto, ma se così fosse, cioè se dovesse trattarsi veramente di un solo individuo a fare tutto questo, si potrebbe anche parlare di schizofrenia. Cioè, uno che non sa alla sera ciò che ha deciso al mattino, e non sapendolo, alla sera compie delle azioni veramente nefande per porre riparo a ciò che lui stesso ha deciso al mattino. È una cosa incredibile. E questo, attenzione, la cosa interessante è che questo è scritto nelle Bibbie che abbiamo in casa, non nelle traduzioni particolari, quindi non c'è bisogno di smontare biglino. Certo. È scritto lì, uno apre una Bibbia, Deuteronomio 32, versetto mi pare dall'8 in avanti, dall'8 al 9. E se lo legge, ecco, esattamente, se lo legge, è lì, è chiarissimo. Certo. Non c'è bisogno di fare nulla. Lei aveva detto la fregatura che avevano dato i Masoreti, se vuole gliela posso, ecco, la può anche dire, ecco, poi entriamo ancora di più nel dettaglio. Qual è questa fregatura dei Masoreti? Allora, che nelle Bibbie che abbiamo in casa, quindi nella Bibbia ebraica dei Masoreti, che è quella da cui derivano le nostre Bibbie, c'è scritto che Elion fece questa divisione sulla base del numero dei figli di Israele. Ora, questa è una chiara affermazione che non ha alcun senso, perché poi Yahweh si è preso tutti i figli di Israele e quindi che senso avrebbe? Cioè non è che ha assegnato le nazioni ai figli di Israele. In realtà nei codici più antichi, per esempio la Septuaginta, che quindi è la Bibbia scritta in greco in Egitto nel terzo anche secolo avanti Cristo, frammenti di Qumran è presente, ecco, e anche frammenti di Qumran, magari poi li può citare lei, se li ha lì sotto mano, sì, perché nessuno li ho, ecco, benissimo, allora io cito la Septuaginta, dove c'è scritto che fece questa divisione sulla base del numero dei Malachim. Ora, i Malachim chi erano? Erano quelli in, come dire, comandanti in seconda, o gli esecutori di ordini, o i governatori, o i vigilanti per conto degli Elohim. Quindi, dai codici più antichi, su cui i Masoreti non erano ancora intervenuti, si capisce che questo capo, Elion, ha contato i suoi e sulla base del numero dei suoi ha diviso le nazioni definendone i confini. E in quella divisione a Yahweh toccò quel popolo che, tra l'altro, dice la Bibbia, trovò piangente e urlante nella disperata solitudine del deserto. E quindi i Masoreti, sì, volendo nascondere questa divisione fatta sulla base del numero dei Malachim, hanno introdotto sulla base del numero dei figli di Israele, ma di queste cose ne hanno fatte parecchie. Mentre nel frammento di Qumran è citato in questo modo, penso che sia un pochino più preciso, lo cita anche sempre Niels Peter Lemke, sempre biblista e teologo danese dell'Università di Copenaghen.
sempre nello stesso libro che ho citato prima, e scrive questo, cioè che in un frammento di Qumran si proclama che quando Elion ha dato alle nazioni la loro eredità, quando ha separato i figli degli uomini e ha fissato i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Elohim, e la porzione di Yahweh fu Giacobbe, Israele è l'eredità che gli spettò. Fantastico. Questo è chiaro di così. È il frammento presente nel prerotto. Addirittura col numero dei figli degli Elohim vuol dire che ha contato proprio i suoi, esattamente come spiegavo. Fantastico. Cioè Qumran conferma in pieno. Qumran, lo ripetiamo perché è importante, sono testi che sono rimasti intonsi perché sono rimasti fermi per secoli e quindi risalgono appunto all'epoca di Cristo o al primo secolo, al secondo secolo avanti Cristo, mentre la Bibbia su cui hanno lavorato i Maretti, che è quella che quindi è stata elaborata teologicamente facendo scomparire tutta una serie di cose, magari adesso le leggo altre due righe di un altro biblista ebreo, i Masoreti sono intervenuti tra il VI e il IX secolo dopo Cristo. Quindi il testo masoretico è il più rimaneggiato in assoluto. Il biblista Raphael Zer, sempre della Università Ebraica di Gerusalemme, dice che appunto non possiamo ignorare che le parole della Bibbia sono state affidate in sostanza agli esseri umani. E si dice che quando... quando si parla della pluralità degli Elohim, che dice che era un concetto incompatibile, inaccettabile e insostenibile, e allora invece di interpretare spesso e di dare una lettura teologica, meglio tagliare e dice sbianchettare con un po' di monoteismo e ricopiare in altro modo. E dice di questi interventi ne sono stati fatti parecchi. Molto chiaro. Cioè, quando c'erano appunto, come in questo caso, che lei ha letto, lì è ancora più chiaro della Septuaginta, veramente incredibile, è ancora più chiaro, allora cosa hanno fatto i Masoreti, e quindi quelli da cui poi dipendono le Bibbie che abbiamo in casa? Hanno fatto che eliminare quel pezzo lì che diceva chiaramente che si sono spartiti la terra tra di loro, e hanno ovviamente messo il numero dei figli di Israele, che non c'entra assolutamente nulla. Sempre su questo passo, gli accademici che ho citato, Lemke ma anche Grottanelli, anzi lui, proprio Grottanelli, su questo passo ha anche scritto, adesso lo cito comunque, abbastanza su un volume della testa dell'ebraismo che a cura di Giovanni Filoromo, che è un altro grande studioso accademico conosciuto in Italia. È presente anche una nuova versione di questo volume dell'ebraismo molto più voluminoso, quindi per chi volesse andare a controllare può farlo liberamente. Fa notare questo, e qui lo cito sempre in maniera letterale: mentre la tradizione biblica identificava Elion altissimo con Yahweh, parte della critica moderna intende Yahweh come quel figlio di Elion a cui è toccato in sorte il popolo di Israele. Fantastico. Quanto a Elion, questo nome divino è lo stesso che ricompare in Genesi, ove Melchisedec, re di Salem, e suo sacerdote lo identifica come creatore del cielo e della terra. Attenzione, poi cita sempre Antoine Capuot, che come ho detto è uno dei massimi esperti della storia delle civiltà semitiche e che studia e che docente di ebraico ed aramaico presso il Collège de France. Mentre Capuot, ecco, fa notare come nelle epigrafi più antiche dell'VIII secolo a.C. abbia trovato attestazioni identiche in tavolette tite di Bogatskoi, nell'iscrizione fenicia di Karatepe in Cilicia, in un'iscrizione neopunica di Leptis Magna, che sarebbe la Tropolitania di età romana, e anche in alcune iscrizioni in alcune teste di Palmira, Elion, che poi le successive identificazioni l'hanno diciamo tradotto con nomi diversi, non era considerato, attenzione, non era considerato creatore del cielo e della terra, ma creatore di cose già create, e soprattutto creatore della terra, ove il cielo, scrive questo studioso, ove il cielo si attesta a essere un'aggiunta successiva nei testi biblici. Fantastico. Quindi, pieno accordo. Io sa di che cosa sono contento? Sa di che cosa sono contento? Che al di là di tutta questa letteratura afferma le cose che dico, per me la cosa importante è che io queste cose qui le ho ricavate
esclusivamente leggendo il testo ebraico della Bibbia dei Masoreti, senza mai cambiare un puntino, senza mai cambiare un segno vocalico, ma semplicemente togliendo, provando a togliere tutta quella coltre di sovrastrutture, di interpretazioni, di carichi, di allegorie, di metafore, di mistero, che nei secoli sono stati messi sopra per coprire il vero significato. Io di questo sono contento, che veramente questa cosa qui l'ho fatta solo facendo la lettura, senza cercare altro. Ecco, questo veramente per me è una soddisfazione enorme. E diciamo che voglio ancora andarle in aiuto, ecco, non perché... Ancora? Mamma mia, ne ho già, no. È già sufficiente. Mi sembra giusto perché diciamo che la storia non mente, diciamo così, ecco, la storia epigrafica ed archeologica. Sempre nello stesso testo c'è scritto questo. Nel 1972 Nahum Avigad, che è stato un archeologo israelita, che scavava nel quartiere ebraico di Gerusalemme, pubblicava un'iscrizione rinvenuta in quegli scavi, che menzionava appunto El, soltanto El, come creatore della terra, preceduto da un nome di persona, probabilmente un offerente. La critica moderna è concorde nel riconoscere l'iscrizione, databile all'età monarchica, il nome di El Elyon. Mentre la tradizione ebraica, dice sempre questo testo, identificano col Dio El Creatore con Yahweh. Ecco. Ma se si aggiunge che Salem, cioè Gerusalemme, dove è stata trovata questa iscrizione, e la città di cui era re Melchisedec, sacerdote di El Elyon, creatore della terra, si è quasi sempre identificata appunto con Gerusalemme, si sarà di fronte a quella che sembra una conferma epigrafica del dato biblico. Fantastico, stupendo. Quindi... Stupendo. Io penso di non dover aggiungere altro. No, neanche io. Il testo non aggiungo altro, veramente. Cioè, allora bisogna solo, per non capire, bisogna solo chiudere gli occhi e le orecchie e il naso. Perché basta tenere occhi aperti, naso funzionante, orecchie funzionanti ed è tutto chiarissimo. Sì, abbastanza. Sì. Poi che sia vero o no, non lo so. Ma è chiarissimo ciò che dicono i testi, questo intendo dire. Poi potremmo anche dire che questi testi raccontano favole, va bene. Okay, no, quello che capisco io quando si dice che non si può fare affidamento a quattro pezzi di coccio per interpretare una lettura ricca con Bibbia. Insomma, mi sembra veramente un'affermazione, un'affermazione di quelle ovviamente. Tra l'altro se i quattro pezzi però confermano le tesi teologiche allora vanno bene, su questo non abbia dubbi. E invece è proprio attraverso il confronto che vengono fuori dei vari studi che vengono fuori queste cose qui. Ma la cosa bella è che queste cose qui sono comprensibili già nella Bibbia. Perfetto. Poi arrivano queste conferme esterne, ma sono già lì. Sì. Quindi penso che su Elyon ci siamo soffermati abbastanza, siamo stati abbastanza eloquenti. C'è una curiosità, ecco, le avevo già fatto notare precedentemente tramite messaggi privati. Sul famoso Salmo 82, dove c'è questa famosa assemblea degli Elohim. Sì. Nel Salmo 82, sempre con Sezza Ebraica, dice che lì si parla di giudici e di governanti, cioè di coloro che detengono il potere di legiferare. Quindi non è sbagliato definire i giudici, in quanto soltanto Yahweh Elohim è considerato il Dio trascendente, eccetera. La cosa interessante però è questa, e cioè che in un frammento di Qumran che riguarda la cosiddetta Genesi apocrifa, cioè i frammenti riguardanti Melchisedec, c'è scritto questo, e qui se mi permette cito velocemente. No, le permette come, ci mancherebbe. Diciamo che questo frammento di Qumran prende parte, buona parte del Salmo 82, però aggiunge anche qualcosa di interessante, e cioè Elohim presiede l'assemblea di El, sentenzia in mezzo agli altri Elohim, attenzione, agli altri Elohim, e a suo riguardo disse, tra parentesi ancora, ritorna su di essa in alto Elohim arbitro dei popoli, e disse, fino a quando compirete giudizi iniqui e sarete parziali con i peccatori? Selah. L'interpretazione, poi scrive il frammento sempre di Qumran su questo salmo, si riferisce a Belial e agli Elohim del suo partito. Esatto. Questa è, trovo interessante, ma
visto che nel citare questo salmo, Moraldi, sempre Luigi Moraldi, spiega che mentre c'è scritto spiriti, cioè i suoi spiriti del suo partito, cioè di Belial, sì, ma dice sì, che non è sbagliato riferirsi a Elohim, in quanto Belial e il suo partito sono anche descritti in un altro rotolo di Qumran, che è il rotolo della guerra, dove appunto si spiega che si parla di Yahweh, o comunque di El, di un El non identificato, e dei figli della luce, cioè dei suoi angeli, e di Belial, i suoi spiriti, o i suoi Elohim, che sono identificati con gli angeli caduti, cioè la famosa tradizione enochica. Qui sì, non è sbagliato identificare come spiriti Elohim, ma spiriti sarebbe stata un'aggiunta messa sempre a posteriori, sempre dai ideatori di Qumran, per quella famosa, ecco, tradizione spiritualista che ha voluto... Esatto, che da un certo punto in avanti ha preso sopravvento, perché quando si parla appunto lì è chiaro invece il riferimento a due partiti di Elohim, no? Sì. Per cui da una parte potremmo avere Yahweh o Elion, e dall'altra potremmo avere Belial, sì, che sono due partiti di Elohim che si contrappongono. No, Belial era famoso per Qumran perché, ecco, c'era questo dualismo tra bene e male, e quindi una parte di Yahweh... Esattamente, che è il dualismo tra i buoni e i cattivi, sì, diciamo così, no? Ma che c'è ovunque, che c'è ancora anche oggi, no? Ci sono, appunto, nelle varie fazioni, sono quelli che sono considerati, poi sempre ogni fazione considera se stessa quella buona e l'altra quella cattiva. E lì era esattamente la stessa cosa, anche perché sempre in quel salmo si dice alla fine che gli Elohim muoiono come tutti gli Adam, e viene detto chiaramente. In quello successivo, quindi, successivo, ecco. Esattamente, e quindi insomma anche lì c'è un'altra conferma che gli Elohim, insomma, anche perché se fossero dei giudici, che senso ha dire morite come gli uomini? E certo, sono uomini, è ovvio che muoiono come uomini. Interessante, diciamo, questa descrizione ulteriore, ecco, abbiamo questo indizio ulteriore su chi poteva essere rivolto, secondo comunque i testi di Qumran, quella famosa assemblea, dato che l'Antico Testamento non dice a quale Elohim era riferita, ma era riferita. No, certo. Mentre Qumran, cioè, ecco, dà questa interpretazione sua e sul fatto che fosse Belial il suo partito che stava agendo, diciamo, in maniera sbagliata verso gli uomini, ecco. Esattamente, quindi insomma come ci fossero appunto contrasti all'interno del gruppo degli Elohim, cosa normalissima perché la Bibbia ci racconta costantemente dei contrasti tra Yahweh e il suo popolo, mm-hmm, e gli altri popoli governati dagli altri Elohim che lei prima, tra i quali ci sono quei quattro che lei prima ha nominato. Bene, allora io prima di concludere passerei anche a qualche altra critica che le hanno fatto, se per lei va bene, se vuole rispondere. Sì, sì, sì. Allora, io ho trovato, ho dovuto scremare qualcosa perché era troppo, veramente troppo lungo quello che ho visto, ma ho preso le cose più interessanti. Intanto era uno del termine Nicoach. Scrive questo utente Avram che Nicoach non significa calmante o riposante, ma secondo questo utente non è un aggettivo, ma è un sostantivo che indica il riposare della cenere, ovvero il ritorno alla polvere, in un simbolismo che serve per ricordare la natura umana fatta di corpo materiale e composto di microelementi. La riduzione in cenere è una simulazione del ritorno in polvere, ossia lo stato primordiale degli esseri viventi e quello post morte. Cosa rispondi? Allora, io sono, come dire, stupefatto di fronte ovviamente a questa attribuzione di valenze simboliche ad una parola che non ce l'ha, purtroppo siamo in... cioè non abbiamo un video, altrimenti le farei vedere la pagina di uno dei più importanti dizionari curati dai rabbini, dove il termine Nicoach significa, non, attenzione, sappiamo che no, che molti termini ebraici hanno più significati, e quindi uno potrebbe andare a scegliere tra quelli. Bene, invece Nicoach ha solo, ripeto, solo il significato che io riporto nei miei libri. Altra cosa, nel passo che il dizionario dedica a Nicoach, vengono citati esattamente gli stessi versetti che io cito nei miei libri. Quindi, dopodiché, se lì sopra ci si vuole fare una costruzione simbolica, ognuno è libero di farla. Ma ritorniamo al discorso di prima. Diciamo che è una costruzione simbolica fatta su un termine che ha un significato preciso e, ripeto, univoco. Bene. Cioè non c'è pure la possibilità di scegliere, mentre in altri c'è la possibilità di scegliere, su Nicoach no, significa lenitivo calmante. Bene,
Non è... Il dizionario riporta solo quei significati. Io non ho altra risposta. Perfetto. Perché ognuno può costruire la sua visione simbolica, per carità. Certo. Legittimo. Ma non si dica che non ha quel significato lì. Perché per i dizionari ha solo il significato che indico io. Va bene. E riguardo invece la... l'ingegneria genetica descritta nella Genesi, scrive con Florenza e Baga che l'ingegneria genetica non era degli Elohim, ma di una presunta civiltà antediluviana che in 1656 anni, cioè della durata di questa era prediluviana, si raggiunse, dove si raggiunse un livello scientifico clamoroso, in parte derivante dal fatto che i prediluviani sapevano sfruttare pienamente, io ci sto citando letteralmente, sfruttare pienamente la memoria e le altre parti del cervello con tutte le specialità cui esse dotato. In parte perché avevano una vita longeva, conseguenza del tipo di atmosfera diverso che vi era prima del diluvio, la quale rallentava notevolmente l'invecchiamento. Cosa risponde Mauro Biglino? Allora, Mauro Biglino risponde che tutto quello che dicono in quel senso lì può essere benissimo vero, cioè nel senso che ci può essere stata una civiltà precedente che aveva poteri particolari, ma siccome, e questo loro lo ricavano perché l'ho anche letto, così come loro introducono il concetto dei Rofim, cioè i medici appunto, questi che facevano, lo leggono, lo ricavano dal Talmud, eccetera, io dico che la Bibbia dice che a compiere le operazioni di gli interventi di ingegneria genetica sono gli Elohim, perché sono gli Elohim che dicono nasce Adam, cioè facciamo l'Adam e lo fanno con il loro Tselem. Quindi la Bibbia dice questo. Dopodiché, la verità è un'altra, io non mi metto a, come dire, a discutere neanche 30 secondi. Lei sa che io parlo della Bibbia, io racconto ciò che c'è scritto nella Bibbia. Nella Bibbia c'è scritto che l'ingegneria genetica, insomma, che quegli interventi erano fatti dagli Elohim. Se poi i filologi ebrei dicono che non è vero, mi viene da dire discutano con la Bibbia, non con me. Perché... nella Bibbia, di quelle civiltà lì che facevano, non c'è nessuna traccia, che non vuol dire che non siano esistite. Dico solo che nella Bibbia non c'è nessuna traccia. La Bibbia dice che a compiere gli interventi di ingegneria genetica descritti nei due interventi della creazione dell'uomo sono gli Elohim, e qui non si tratta neppure di traduzione, perché io non traduco neanche. Questo lo si legge anche nelle Bibbie che abbiamo in casa. Elohim è il termine usato dalla Bibbia ebraica. Ripeto, se poi altra letteratura ebraica extrabiblica dice cose diverse, benissimo, ne prendo atto del fatto che forse la Bibbia racconta balle. Ma se racconta balle, allora loro ne dovrebbero tener conto per tutto il resto che ci costruiscono sopra. Eh sì, altrimenti si fa un gioco che non è pulito. Allora io dico che la Bibbia, e questo, su questo non ho nessun dubbio, dice che a compiere quegli interventi per fare l'Adam sono stati gli Elohim. Punto. Chiaro. L'ultima critica invece deriva dal famoso capitolo 6 della Genesi, ne abbiamo sempre parlato, è uno dei forse più famosi, dove si parla dei figli di Dio, ecco, citiamolo in italiano, dei figli di Dio che sono accoppiati così con le figlie degli uomini e dei famosi Nefilim, tradotti come giganti. Cito sempre letteralmente quello che Consulenza Ebraica scrive, e cioè, esaminando il contesto dei primi versi del capitolo 6 di Genesi, si parla di incremento demografico, cioè la terra stava per raggiungere il culmine. Si parla di unioni matrimoniali fra re e donne comuni. Da tali unioni nacquero uomini famosi. Quando i potenti vogliono mantenere indisturbato il loro potere, controllando allo stesso tempo l'incremento demografico, ricorrono agli aborti dei figli maschi. Ed è proprio per questo che dice il testo, spogliato dai segni vocalici, Nefalim uguale aborti, che vi erano prima e continuarono ad esserci anche dopo. Intanto mi fermo qua e cosa risponde allora, su questo? Due cose. Uno, che avrei piacere di sapere qual è il termine che traducono con re, perché non esiste. Mm-hmm. Ovviamente non c'è, quindi non esiste. Secondo, se io provassi per una volta sola a prendere una parola della Bibbia ebraica e a trasformarne la vocalizzazione, mi divorerebbero questi signori. Tant'è che io non lo faccio. Quindi se loro sono liberi di prendere il termine Nefilim, cancellare le vocali dei masoreti e metterci le vocali loro, Nefalim, loro
come dire, attribuiscano la libertà di farlo. Io no. Io rimango alla Bibbia, che è quella da cui derivano le nostre. Se io mi mettessi veramente a rifare le vocali, allora ci mettiamo tutti a rivocalizzare e scriviamo ognuno la sua Bibbia. Ognuno fa dire al testo quello che vuole, in pratica. Esattamente. Allora io non dico che il testo masoretico sia quello vero, ma siccome è stato considerato quello vero, io lavoro su quello e non mi permetto di toccare neppure un puntino, un mappic, tanto per dirla in termini, ecco, e quindi quindi nessuna vocale io tocco. Se loro si ritengono liberi di dire sì che lì c'è scritto Nefilim, ma in realtà è Nefalim, benissimo, io dico fatelo, cioè non ho nulla da dire, però lì c'è scritto Nefilim. Bene, e continuo a quello che dicono loro. Qualche verso prima si dice che all'umanità, Adam, nacquero femmine, ma per esprimere questo concetto è usato un verbo al plurale che esprime un'azione intensiva e passiva. Dunque, furono fatte nascere per loro, per gli uomini. Dunque, si facevano far nascere solo femmine. Ed ecco che la frase successiva acquista senso se essendo essa espressa con un verbo di costruzione, paal, con il soggetto riferito alle donne. Quando queste partorivano normalmente, senza farle abortire, si lasciavano nascere figli maschi e questi divenivano famosi. Al verso 2 si parla di Beno Adam, donna dell'umanità. Sostanzialmente il testo precisa distinguendo queste dai Bene Elohim, re, giudici, ministri e uomini di legge. Ecco, quindi allora Elohim significa legislatori, a seconda insomma del... Non so come dire, a seconda di come lo si vuole interpretare, secondo loro significa legislatori, giudici, re... Ministri e uomini di legge. Ministri, ecco, secondo me significa sempre Elohim. E se si dice che significa sempre Elohim, secondo me è chiarissimo. E poi hanno tradotto, secondo la loro vocalizzazione, hanno tradotto quello che secondo loro dovrebbe essere il capitolo 6 della Genesi, e cioè... Quando la terra cominciò a riempirsi, furono fatte nascere solo femmine. I ministri videro che le femmine comuni erano disponibili e se ne presero in moglie tutte quelle che vollero. Yahweh disse, non giudicherò più nell'umanità senza accorgermi della loro trasgressione, dato che nei ministri dispongo che durino solo altri 120 anni. Gli aborti vi erano sulla terra in quei giorni, e anche dopo che i ministri si unirono alle femmine comuni, partorendo loro dei figli. Furono solo questi i maschi dell'antichità, gli uomini famosi. Lei come risponde? Beh, rispondo appunto che questa chiave di lettura è una chiave di lettura che richiede il cambio delle vocali. Ma io non faccio il cambio delle vocali. E dopodiché, quindi, non... voglio dire, parliamo, tra virgolette, di due testi diversi. Bene. No? Cioè, è un testo possibile, ma solo se si cambiano le vocali. Ecco. Esattamente, cioè, io spesso nelle conferenze dico, noi abbiamo una delle Bibbie possibili. Questo è un esempio. Cambiando le vocali, cambia il significato del testo. I masoreti hanno inserito delle vocali, hanno calato un significato nel testo, io mi occupo di quello, perché questa è la Bibbia che ci è stato detto essere quella vera, non mi sogno minimamente di cambiare le vocali perché già lei sa cosa mi succede addosso, attorno. Se io cambiassi una sola vocale verrei letteralmente massacrato, quindi non lo faccio, prendo atto che altri lo fanno e che cambiando le vocali ottengono un'altra Bibbia, diciamo così, altri significati, che è esattamente ciò che io dico nelle conferenze. Noi abbiamo una delle Bibbie possibili e quindi su questa Bibbia possibile è molto meglio fare finta che. Perché che fosse vocalizzato come Nefilim o come Nefalim in origine, nessuno al mondo lo sa. Tant'è che appunto questo progetto Bibbia che vuole tentare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile, sta facendo una raccolta, diciamo, di tutti i frammenti, di tutti i codici e uno studio di tutti questi reperti che si trovano nel mondo, proprio per cercare di capire come fosse all'inizio. Ma come fosse vocalizzata all'inizio, nessuno lo sa, perché le vocali sono state introdotte in tempi recentissimi. Dopodiché, chi è libero di cambiare le vocali, chi si ritiene libero o è libero di fatto, non lo so, ma non mi interessa, di cambiare le vocali, le cambi, io non le cambio, tutto lì. Per far fede al testo comunque, ecco, pur sapendo... No, io non le cambio per far fede al testo, sì. Ovviamente. Pur sapendo... Sapendo, perché lo dico da 3 anni, sì. E questo è...
come dire, una testimonianza che è pubblica, perché lo dico nelle conferenze, noi abbiamo una delle Bibbie possibili. Quindi so benissimo che si possono cambiare le vocali. Io non le cambio. Certo. Faccio un altro esempio. Quando loro traducono io non lo può rileggere quello dei 120 anni, così sentiamo come traducono loro. Allora, Yahweh disse: non giudicherò più nell'umanità senza accorgermi della loro trasgressione, dato che i ministri gli sfondo che durino solo altri 120 anni. Esattamente. Sa come traduce il professor Kamal Suleiman Salibi dell'Università Americana di Beirut? Prego. Che è tra l'altro fondatore del come dire, la Commissione per i rapporti interconfessionali, quindi uno che si occupa di religione a tutti gli effetti, anche lui cambia le vocali, e quella frase lì, secondo il professor Salibi, è esattamente questa: io non arricchirò più la Dam col versare il mio liquido spermatico, la sua vita sarà di 120 anni. Questo è Yahweh che parla, ecco. Sì, esattamente, e Salibi dice perché i masoreti hanno vocalizzato a modo loro. Quindi lui, esattamente come fanno i signori, gli esegeti di consulenza ebraica, toglie quelle vocali lì e ne mette altre. E mettendone altre dice che la radice verbale non è quella che è stata indicata dai masoreti, ma è una radice a cui fanno capo sia la lingua ebraica sia la lingua araba, che significa appunto versare i propri liquidi organici, tra cui versare anche il proprio liquido